Ciao a tutti. Cos'è questo suono sempre? Il telefono tuo. Va bene. Buon pomeriggio a tutti, ciao. Oggi che cosa prepariamo? Molti di voi hanno indovinato, alcuni sì, alcuni no. Oggi prepariamo, perché vieni così vicino? Dai, che puoi sembrare faccione. No, oggi prepariamo il tiramisù, ma di ricotta. Perché molti di voi mi hanno chiesto un dolce light e più estivo, e quindi ho pensato di fare il tiramisù di ricotta. Quindi, vediamo insieme. Iniziamo, aspettiamo un secondo. Ciao Lucia, ciao Grazia. Serena, il cappello. Oggi niente cappello, sono andata al parrucchiere ieri, non volevo schiacciare i capelli. Già si sono un po' rovinati, però niente cappello. Niente, niente cappello. Ok, grazie Maria. Allora, innanzitutto salutiamo i bimbi che ci seguono. E quindi, ciao Noemi e ciao Mattias. Allora, soprattutto devo fare i Cecilia. miei complimenti a Mattias, al mio spilacci, perché oggi ha avuto la pagella e ha preso tutti i 10. Bravo amore di zia, sei bravo, hai preso tutta la zia. Bravo amore di zia, bravo, bravo, bravo. Ora, quindi festeggiamo, diciamo che questo tiramisù lo dedichiamo a Mattias, perché ha avuto la pagella, è stato bravo ed è il mio cuoricino. Quindi facciamo così oggi. E allora, ciao a tutti, ciao Loretta. Facciamo questo tiramisù. Allora, gli ingredienti quali sono? Naturalmente, se è un tiramisù alla ricotta, la ricotta. Come vedete, la mia ricotta non è bella asciutta come la volevo io, però ci dobbiamo accontentare. Adesso vediamo se quando la vado a frullare c'è un problema, cercherò di risolverlo in qualche modo. Adesso vediamo. Poi abbiamo lo zucchero, il caffè solubile, che è quello istantaneo, non il caffè in polvere, il caffè solubile, quello istantaneo, i Savoiardi e il caffè amaro. Basta. Non ci sono uova, non c'è nient'altro. Va bene? Allora, ho detto, come vedete, io ho messo la ricotta a scolare lungo la pasta per perdere tutta l'acqua in eccesso. Però è comunque lo stesso, non è bella asciutta come l'avrei voluta. Però adesso andiamo a vedere tutte le dosi. Tranquille, stanno tutte nel link che dovreste trovare nel post in descrizione. Guardate quanta acqua ha rilasciato questa ricotta. Purtroppo è così. Ci vorrebbe una ricotta bella asciutta asciutta. Ma non ce l'ho, non la trovo. E non mi va di comprare quelle industriali, perché una pugliese che compra la ricotta industriale non va bene. Un attimo solo. Ok, ora quindi che cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere il caffè solubile alla ricotta. Anzi, facciamo prima lo zucchero. Solo che devo prendere un attimo un cucchiaio, perché quello l'ho sporcato con la ricotta. Allora, io ho messo le mie dosi secondo i miei gusti nel link. Voi naturalmente fate la ricetta secondo dei vostri gusti, e quindi se ritenete che lo zucchero che io ho aggiunto è troppo, mettetene di meno. Basta assaggiare, tanto è ricotta e zucchero, non c'è niente. Io aggiungerò per il momento 4 cucchiai di zucchero. In più aggiungo 2 cucchiaini scarsi di come si chiama? Caffè solubile. Come si chiama? Ora inizio a mescolare un po' e poi andiamo con il frullatore a immersione a renderlo una crema. Facciamo così. Un attimo solo.
si è sporcato il piano. A pulirlo. Ok, ora togliamo questa, l'appoggiamo qua e col frullatore immersione andiamo a creare la ricotta. Ora io avevo preso il setaccino per setacciare il caffè solubile, ma mi sono scordata. Comunque non sarà un problema. Adesso finisce tutto. Allora, come vedete, già è diventata quasi una crema, però non è ancora pronta. Prima di terminare, che cosa facciamo? Andiamo ad assaggiarla, così nel caso in cui volessimo aggiungere altro zucchero o altro caffè solubile, lo possiamo fare adesso prima di finire di frullare il tutto. Ora prendiamo un cucchiaino e assaggiamo un po' di questa crema e sentiamo com'è. Per i miei gusti è perfetta, quindi non aggiungo nient'altro, né zucchero e nel caffè solubile, è buona. A posto del caffè solubile si può mettere il cacao. Sì, perché no? Sostituire col cacao. Sì, si può. Sì, ora vi do tutte le alternative. Se volete renderla un po' alcolica, aggiungete, magari è che per adulti, non è per bambini, aggiungete il caffè, il liquore al caffè se ce l'avete, oppure il maraschino, qualcos'altro, però non troppo, se no la crema diventa liquida. Presto è pronta. Ora togliamo tutta la crema che è rimasta vicino al mini primer. Però devo dire la verità, anche se la ricotta era molto bagnata, vedete come è venuta bella la crema? È venuta abbastanza sostenuta, non è proprio morbida morbida. Ora qui c'è un sacco di crema e quindi lo andremo a togliere. Ho letto che qualcuno ha chiesto che cosa stiamo facendo. Stiamo facendo un tiramisù alla ricotta. Naturalmente, so bene che non è il tiramisù classico, è che il tiramisù classico si fa con le uova e il mascarpone. Però, visto che siamo in estate e vogliamo mangiare tutti un po' più light, ho deciso di cambiare e di fare con la ricotta. Ora, naturalmente, light, io lo farò così, però nessuno vi vieta di aggiungere la Nutella, ad esempio, fra uno strato e l'altro che adesso andremo a preparare della Nutella, oppure di farlo alla frutta e quindi bagnare i savoiardi col succo di frutta. Ad esempio, lo volete fare per i bambini, bagnate i savoiardi col succo di frutta e invece di mettere il caffè solubile nella ricotta mettete una scorza di limone, una scorza di arancia, lo aromatizzate così e poi lo andate a decorare con della frutta fresca, tipo i lamponi, le albicocche, quello che volete voi. Al posto dei savoiardi volete renderlo ancora più light? Se proprio io sto parlando per le persone che hanno intolleranze o malattie serie da dover gestire e che quindi che c'è? E che quindi devono ridurre il più possibile la quantità di zucchero.
al posto dei savoiardi potresti utilizzare anche le fette biscottate. Non ci sono più persone sane. No, questa è la verità però. Se tu, noi che, io che lavoro al ristorante, al turismo, so bene che quando facciamo un pranzo sono più le persone per le quali cuciniamo da parte che quelle sane che possono mangiare tutto. Va bene, questo è un altro argomento. Allora, la crema è fatta, prendiamo la nostra pirofila. Ora, naturalmente, io volevo una pirofila trasparente, però non ce l'ho. Questa è la verità. Cioè, ce l'ho, ma è ovale, non è rettangolare, quindi non mi piace. Allora, abbiamo tolto tutto quello che non ci serve e prendiamo le cose che ci servono. Quindi, la crema l'abbiamo preparata, come vedete, è bella, vedete? Liscia e non è molto morbida, è bella densa. Se voi trovate una ricotta ancora più asciutta, avrete proprio una crema perfetta. Quindi, che cosa facciamo? Andiamo a sporcare leggermente la pirofila con la nostra crema di ricotta. Facciamo così, così si vede bene così, si vede bene così. Se volessimo usare il caffè Il caffè. normale della macchinetta, sì, potete utilizzarlo, però vi beh, verrà la liquida. crema un po' più liquida. Fatto che è liquido, va bene. Sì, vi verrà la crema più liquida. Ecco perché è meglio utilizzare il caffè solubile, perché il caffè solubile, essendo una polvere, non va a rendere liquida La come si crema. chiama? La crema, capito? Solo per quella. Però se voi volete, al massimo utilizzate un espresso, tipo quello del bar, ma quello della caffettiera che noi facciamo a casa di solito è veramente un po' troppo liquido. Troppo Al liquido per massimo, fare questo. per fare questa crema qua. Ammasso. Al massimo, Bisogna quando cambiare. fate la caffettiera per caffè, prendete il primo caffè che esce nella caffettiera. Il primo caffè, che è quello più denso ed è più profumato ed è quello che contiene, è un po' più denso, ecco, diciamo così, va bene? Ora andiamo a bagnare i savoiardi. Io non li bagnerò troppo perché a me non mi piacciono che diventano mollicci. Come lo faremo? Faremo così, tanto è la stessa cosa, penso che così va bene. Voi naturalmente fatelo a seconda dei vostri gusti. Se vi piacciono più morbidi, tenete più tempo i savoiardi nel caffè. A me piacciono imbevuti, ma non mi piacciono troppo mollicci. A me le cose troppo mollicce o troppo crude non mi piacciono, devo mangiare le cose che devono avere un senso di essere mangiate. Si possono usare per le Sì, ma lo stavo per dire, mi avete letto nel pensiero. Potete utilizzare i pavesini e tranquillamente. l'orzo? Sì, anche l'orzo, anche quello stavo per dirlo, lo stavo per dire mentre dicevo della caffettiera. Sì, potete usare l'orzo. Ecco perché ho detto questa ricetta. Caffè di cicoria. Sì. No, veramente non l'ho mai assaggiato, non so come. Però sì, potete utilizzare quello che volete, anche il succo di frutta. Anche per esempio, mi è venuto adesso in mente che potete farlo al cocco e quindi unire alla ricotta il cocco e bagnare i savoiardi con il latte di cocco. Che dite? Sarà buono? Per gli amanti del cocco, io penso che sì, sarà buono. Bene, acceleriamo un po'. Al primo haters. Il primo Haters. hater, non è haters, il primo hater. Bene, mi fa piacere, da tanto tempo vi aspettavo, dai, dimmi. Un ladro di galline. Un ladro di galline. Lui, sì. Cioè, Lui, un ladro di che cosa ha detto? Dimmi. galline. Che è un ladro di galline? Un farlocco. E puoi dirmi tutto tranquillamente. Dimmi, dimmi. È un uomo? O è una donna? Va bene, non ci importa tanto.
Ok, facciamo così e adesso andremo a spezzare un savoiardo per proprio della misura giusta da inserire qui. Lasciate perdere qualsiasi commento negativo, poverini, si devono sfogare in qualche modo, trovano questa soddisfazione facendo così, li dobbiamo compiatire. Lasciate perdere, pensiamo a divertirci, va bene? Ora io mi devo sciacquare un attimo le mani perché ce l'ho sporche di caffè, arrivo subito. Segnalatelo in massa su Facebook. Il Lasciate pecorino. perdere. No, devono segnalarlo su Facebook. Sì, lascia. Viene bannato all'istante. Allora, e ora andiamo ad aggiungere la nostra crema di caffè. Crema di ricotta, crema di caffè, come la vogliamo chiamare? Segnalatelo. Stai buona, lascia perdere. Se no, a soddisfazione, così si sente importante ed è quello che vuole, sentirsi importante. Quelle sono persone piccole piccole. Fanno quei commenti perché si devono sentire importanti. È piccolino, e forse lasciamo stare. Sì, uccellino, piccolo. Allora, aggiungiamo, diciamo, facciamo una, lo dividiamo a metà questa crema e così sappiamo che dopo ne avremo a sufficienza, va bene? Andiamo a distribuirla per bene. Ora sto, mi stai facendo agitare, sto sporcando tutta la teglia. Non è bella vedere questa crema, da vedere questa crema, com'è bella, voluttuosa. Vi voglio dare un'altra informazione. Le calorie della ricotta sono 170 kcal ogni 100 grammi di ricotta. Le calorie del mascarpone. Com'è? Le calorie della ricotta, ogni 100 grammi, sono 174 kcal. Quelle del mascarpone, ogni 100 grammi, sono 400 kcal. 174, 400. Ok, abbiamo fatto anche questo. Ora tu riprendi un attimo qui perché io questa cosa qui non la posso vedere e devo andare a prendere un tovagliolino. Aspetta, forse tu lo puoi già bloccare, lo sai? Ok, andiamo a pulire questa parte qui perché a me non piace vedere questa cosa. E facciamo così, ok. Anche se poi si sporcherà di nuovo, però una prima parte l'abbiamo tolto. Quindi abbiamo messo il primo strato e adesso andiamo di nuovo di savoiardi. Magari li facciamo nel verso contrario. E quindi se prima li ho messi così, adesso li metto così. Ragazze, non date retta, lasciatelo perdere perché quello che vuole è che noi gli diamo retta. Lasciatelo stare, sicuramente deve ancora prendere la pillola delle 5, poverino. Quindi andiamo a mettere, ho detto, io sto mettendo i savoiardi nel verso contrario. Tu, volendo col ditino, clicca sul nome della persona e dovresti riuscire a bloccarlo. Vedo che molti fanno così. Così, invece di pensare alla ricetta adesso, stiamo pensando a questo poveretto. Andiamo a sistemare, premiamo un po', così. Così. Forse ce ne andrà un altro. Adesso vediamo. No, questo così ma non ci vanno. E quindi devo andare così. Oppure lo devo spezzare? No, vado così. Togliamo qua. Bagniamo questo. Perché mi dispiace lasciarlo. E lo metto qui. Dove sta il fratellino?
Io vi consiglio veramente di provarlo questo tiramisù perché è proprio buono. Buono, diciamo che non sto dicendo che è senza calorie, però quando lo mangiate avete meno sensi di colpa. Invece di mangiare un pezzo, voi potete mangiarne due. Sì, certo. Giusto? Se mette cacao si può bene col caffè, certo. Che cosa? Al posto del caffè può bene col cacao. E come si fa a bagnare col cacao? Dovete Col caffè. col caffè, sì. Che cosa, si savoiarda il cacao? Sì, si possono bagnare col caffè, tranquillamente. Sì. Sì, potete Potete fare variare, insomma. come credete. La ricetta la trovate nel link in descrizione. Io l'ho messa, se Facebook non me l'ha tolta. Ovviamente è consigliabile fare prima questa per esercitarvi, Eh poi sì, fate magari provate le questa, assaggiate il varianti, gusto, vabbè. se vi piace, e poi scegliete voi Le varianti, come variare. se avete Questa io lo devo mettere qua. padronanza di ciò che state facendo. Padronanza per fare questo qua, no. Sì. Questo è proprio semplicissimo. Sì, cioè, ingredienti, dosi, passaggio. Guardate qua che il caffè è quasi finito. Giusto, Mamma mia, abbiamo fatto giusto giusto. giusto. Zac, zac. Sì, come si dice a Conversano, è andato giusto giusto. Ma mi manca un pezzettino lì, e mo io ho sempre a pensare a quel pezzetto, starò. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Manca un pezzetto di tiramisù. Ora togliamo questi che non servono più, i savoiardi, e li spostiamo. E andiamo a ricoprire con la crema rimasta. È pesante questa coppetta. Prendiamola tutta, perché dispiace lasciarla qui nella coppetta sola. Sembra che l'ho presa tutta. Bene. Oddio, che pesante. E adesso andiamo a distribuirla. Un'altra cosa importantissima. Non congelate questo tiramisù, eh? No, No, perché c'è no, no. la ricotta. Se andate a congelare questo, quando lo andrete a uscire dal freezer, troverete una pazza terribile, che sarà immangiabile. Piaccia. Sì, perché il ghiaccio andrà a rovinare tutta la ricotta. La ricotta non si congela, quindi figuriamoci Quindi, in frigo. Quindi il frigo si mantiene tranquillamente per 2 giorni. Proviamo se con questa spatolina, anche se un po' grande, riusciamo a spatolarlo e farlo venire bello, liscio liscio, perfetto. Se no, pazienza, ci arrangeremo con quello che abbiamo. Facciamo così. Sì, sembra che ce la facciamo. Ce ne vorrebbe una più piccolina per poterlo fare bene. Ecco fatto. Ora, prima vi avevo detto mentre stavamo parlando che se la crema mi veniva troppo liquida, avrei potuto fare qualcosa per renderla più soda. Nel caso dovesse succedere a voi, aggiungete il cocco. Aggiungete un cucchiaio o due di cocco se vi piace. Altrimenti, anche se la ricotta è un po' più liquida, non succede niente, è solamente che quando la mettete nel piatto poi la fetta un pochettino si andrà a spatasciare, però il gusto è buonissimo. Le dosi nel Le link. dosi sono tutte nel link in descrizione. Poi il video lo troverete E anche poi su il video lo YouTube. troverete su YouTube, va bene? Allora, sembra che Iscrivetevi, qui abbiamo. condividete la ricetta se vi piace. Sì. Ok. Non andiamo a toccare di più, se no andremo a rovinarla ancora di più.
Bene, sembra che sia. Invece quello normale si può congelare? Tiramisù sì, normale. Il tiramisù normale si può congelare. Quello con le uova si può congelare. Sì, sì, sì. Anzi, si dovrebbe congelare, soprattutto se utilizzate le uova crude, per rallentare la carica batterica delle uova. Quindi, piuttosto congelatelo. Si congela. Se poi fate la cottura delle uova con lo zucchero, allora, ma questa è un'altra storia, oppure troverete nel mio sito la ricetta del tiramisù senza uova crude, che è semplicemente una crema pasticcera alla quale si aggiunge il mascarpone. E vi devo dire che il sapore è identico a quello del tiramisù classico. È identico ed è buonissimo. Andate nel sito, su sì, cerca, sito, Valentina. Sì, e trovate, e cercate, tiramisù senza tiramisù. Uova crude. Tiramisù vi uscirà la lista di tutti. Tiramisù vi usciranno tutte le ricette. I tiramisù presenti. Sì. Come tutte le altre ricette. Ok. Ci siamo. Oppure su Google. È abbastanza liscio. Ora, che cosa dovremmo fare? Dovremmo mettere il cacao. Se voi dovete utilizzare il vostro tiramisù, ciao Chiara Tonia, ti leggo io. Benvenuta, benvenuta. Sì, ora ti ripeto tutto, Vittoria. Ciao Chiara. Allora, ti saluto direttamente. Sì. Allora, se utilizzate il tiramisù subito, quindi lo avete fatto e fra un paio d'ore lo andrete a mangiare, allora mettete il cacao. Ma se voi l'avete fatto stamattina e lo dovete utilizzare per cena, non mettetelo subito il cacao, perché altrimenti con l'umidità della ricotta diventerà scuro e quindi diventerà proprio nero e non è bellissimo da vedere. Il sapore non cambia, è solamente questa cosa di aspetto che a me non piace, che poi sembra il cacao nero. È tutto qui, sono solamente delle piccole. Ne facciamo, diciamo, più. Ne facciamo più di pomeriggio, faremo di sera. Perché fa caldo? No, perché ci sono le stelle. Ci sono le stelle. Vabbè. E quindi mettete il cacao appena prima di servire il tiramisù. Va bene? Ok? Grazie, Francesco Losavio, grazie mille. Ok, quindi ora io per farvi vedere tutto lo mettiamo il cacao, anche se io, diciamo, questo lo metto in frigo e poi stasera lo dobbiamo, diciamo, consumare per mangiarlo. Lo metto il cacao, così lo completiamo la ricetta. Loretta. Grazie Loretta! C'è qualcuno che ha capito il tuo messaggio. Arrivo, che non era molto subliminare, devo dire. Aspettate, aspetto un attimo. Fammi togliere questo zucchero che mi dà fastidio. Bene, non c'è più lo zucchero, che vedevo solo lo zucchero io. E adesso andiamo a mettere il cacao. Ora, solo che io prima di mettere il cacao devo fare... Un attimo. Che cosa? Spiego un po', per le notifiche delle dirette bisogna selezionare. Sì, quando adesso voi che state vedendo la diretta, su YouTube, la diretta, dovrebbe esserci qui, vi faccio vedere qui, dovrebbe uscire ogni tanto qui una campanellina. Una campanellina, bisogna selezionare. Sì, una campanellina piccola, dove dice attiva notifiche. La diretta. Sì, attiva la notifica della diretta. Ora, in questo istante non c'è, vabbè, perché non è che io potevo attivare le notifiche della mia stessa diretta, quindi io non lo vedo. Ciao, grazie a pace. A voi uscirà attiva notifiche. In questo modo, ogni volta che io sarò in diretta, vi arriverà la notifica. Ora però devo rispondere anche a quella signora che ha chiesto la crema. Aspettate un attimo che devo fare una cosa prima di mettere il cacao. Ti stai sentendo troppo, sta. Lo so. Ah, intanto però... l'amico è stato bloccato. Da te? Sì, l'ho bloccato. Ah, l'hai bloccato tu? Sì. Ah, bravo! Sì, sono riuscito. Ah, bravo! Devo fare questo perché... Che ci segue, nel frattempo lo segnali, perché poi potremmo averlo di nuovo. Vabbè, se l'hai bloccato non lo avremo più. No? No, no. Ma hai segnalatelo lo stesso. Vabbè, sì, no, non ce ne importa. Disturbatura. Ok, ora... Se volessimo fare una decorazione un po' più particolare, che cosa facciamo? Io andrò a mettere il cacao dappertutto, però vi voglio suggerire qualcosa. Prendete dei fogli di carta forno, tagliate delle strisce di carta forno e mettetele sul tiramisù
nel verso che volete voi, potete fare, per fare un disegno. Sì, per fare una decorazione, per fare un effetto un po' più carino, però non serve, è solamente per decorativo. Un decorativo e basta. Ora andiamo a mettere il cacao. Ah, per la crema di ricotta che la signora mi ha chiesto la ripetizione della ricetta, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la ricotta, la mia era di ieri, deve essere ben asciutta, abbiamo aggiunto lo zucchero e poi abbiamo aggiunto il caffè solubile, che è questo qui, non è il caffè, ma il caffè istantaneo, quello che quando lo mettete nell'acqua si scioglie immediatamente. Con il mio... Saluti a tutti i napoletani, siete in tanti. Sì. Insieme ai romani e poi i milanesi, cioè, con il mini pinner andate a frullare la ricotta con lo zucchero e il caffè solubile e otterrete questa crema qui, basta, nient'altro, è facilissimo, va bene? Ora andiamo a mettere il cacao, non esagerate, piano piano perché ne cade tanto. Questo è il cacao amaro? Amaro, sì. Sì, aggiungete il cacao amaro, non aggiungete il cacao dolce, che veramente poi diventa stucchevole. Anche se non è molto... Visto che anche perché questo dolce non è proprio dolcissimo, non serve il cacao dolce. Ho preso tutto? Sembralissimo. Ok. Ok, va bene? No. Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia, Toscana, Svizzera, Toronto, salutiamo Canada, tutti. America. Anche quelli che... Beh, qualcuno ci può sfuggire, dai. Sì, anche quelli che ci vedono da fuori dall'Italia. Ok, allora, tirami su alla ricotta, è pronto. Ora, naturalmente, lo conservate in frigorifero. Come vi ho detto prima, non congelate il tiramisù alla ricotta perché non va bene. Ora io lo sto pulendo alla meglio, però poi uso un tovagliolo bagnato e lo pulisco meglio. Quindi, come avete visto, questa ricetta è veramente semplice, facile da realizzare, se vogliamo, che non è poco importante, anche meno costosa del tiramisù normale, perché la ricotta ha un prezzo, lo mascarpone ne ha un altro. E quindi, questa qui è una teglia da... Un tiramisù poverello. No, poverello, però di tutto rispetto. Certo. Questo sarà una... Quante porzioni? Più economico. Uno, due, anche quattro, diciamo, se facciamo così, uno, due, tre, quattro porzioni per... Quattro per? Uno, due, sì. Tre, quattro... Diciamo che vengono... Almeno 20. Una quindicina di porzioni, volendo stare abbondanti. 5-4-20. Sì, però io sto dicendo, volendo stare abbondanti, 16 pezzi vengono sicuramente. 16 pezzi belli grandi, va bene? Quindi, non è... E questo era un chilo di ricotta. È un chilo di ricotta, almeno io stamattina l'ho pagata, 6,50 euro. Quindi, un chilo di mascarpone l'avremmo pagato molto di più. Vabbè, comunque questo non è che io adesso sto denigrando il tiramisù normale a favore del tiramisù di ricotta, sto facendo semplicemente dei paragoni e basta. Quindi il tiramisù è pronto, dimmi tutto, c'è qualche domanda? Volevo... Le sostituzioni ve le ho già date, volevano vedere le strisce, vabbè, devi farci decorare, vedere come fare le strisce, accidentaccio, non ci ho pensato più. Io e mio marito lo mangiamo da soli. Brava Serena, mi piaci, mi piaci. Io le persone che mangiano con gusto e senza preoccuparsi di dirlo le adoro. Quelli che fanno gli schizzinosi, no, un pezzetto piccolo, no, sono senza pricio. Non so se capite pricio in tutta Italia, che cos'è il pricio. Il pricio è la gioia di vivere, la gioia di fare le cose, quello è il pricio. Quelle persone che trovano tutte queste scuse, no, poco, no, sono senza pricio. Va bene? Ok,
Io ci farei al massimo due porzioni. Eccola un'altra. Brava Daniela, brava. Allora, abbiamo fatto il tiramisù alla ricotta e ci Beh, fate vediamo. voi, dai, le porzioni. Fatele voi, dai. Può essere anche una monoporzione. Sì, perché? Insomma. Una persona si Una mangia da monoporzione si sola. mangia intera. Certo. Certo. È certo che sì. Sì, è più dietetico, diciamo che è un po' più dietetico. Sì, esatto, brava. Sto facendo le giuste osservazioni, ma non sto denigrando il tiramisù classico, anche perché anch'io lo faccio perché, per dirla tutta, come ti chiami? Regista, non ama il tiramisù classico. E quindi se devo fare il tiramisù, faccio il tiramisù classico per lui. Se lo dobbiamo fare per tutti, io faccio questo. Perché chi ha problemi di diabete, chi ha problemi di pressione alta, a mia madre per esempio, il tiramisù con il mascarpone non gli piace assolutamente, preferisce questo con la ricotta. Siccome questo tiramisù per intero o per metà andrà a festeggiare la padella, va bene, la pagella di Mattias, ho deciso di farla la ricotta per accontentare i gusti un po' di tutti. Va bene? Ok? Giovanna Paduano, che è successo a te? Va bene, dai, allora abbiamo scherzato un po' e abbiamo fatto comunque il tiramisù di ricotta. Ora il tiramisù è pronto, adesso deve andare in frigorifero. Prima di metterlo in frigorifero, io naturalmente metterò la pellicola perché non va bene mettere il cibo in frigorifero scoperto. Mi raccomando, mettete la Dove sono pellicola. ingredienti? Sono nel link. Sì, trovate tutto nel link in descrizione, sempre che ci sia ancora, se no io adesso. Faccio la foto di questo o quando andrò a tagliare un pezzo e ripubblico la foto e rimetto il link. Però io l'altra volta, anche l'altra volta, avevo messo il link e poi non l'ho trovato. Comunque, che stavo dicendo? Va bene, di coprirlo con la pellicola prima di metterlo in frigorifero, di non mettere il tiramisù senza copertura Quindi perché ripetiamo in frigo, non in in frigo. frigo, non in In frigo. freezer, in frigo, non in freezer, mi Se no si ghiaccia. raccomando. Perché altrimenti una volta uscito dal congelatore troverete una Un papina, una ghiaccio. cosa terribile che non è buona. Non è. Questo adesso lo copriamo con la pellicola e lo mettiamo in frigorifero fino al momento di utilizzarlo. Se vedete che il cacao è diventato nero, vedete come si sta oscurendo qua? Nelle parti dove ce l'ha un po' meno, si vede. Sta bagnando. Si sta bagnando il cacao. E Non è. non vi piace questo effetto? Prendete il cacao prima di servire e date un'ottima spolverata sul tiramisù. E così nessuno vede niente e avete nascosto il cacao bagnato. E sembra che l'avete messo in quel momento. Ah, una Sì, ripassata. una ripassatina di cacao. Ecco perché quando lo mettete la prima volta mettetene poco oppure non lo mettete proprio e lo mettete solamente prima di servirlo, così avete il cacao bello Asciutto. asciutto che si presenta bello così. Va bene? Come ho detto prima, potete aggiungere fra uno strato e l'altro la Nutella, potete mettere il cocco, potete mettere, non lo so se il caffè e il pistacchio vadano bene insieme, però perché no, anche la crema di pistacchi. C'è lo spessore. In che senso? La pellicola, se mettiamo la pellicola. No, 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 c'è lo spessore, adesso vi faccio vedere, la metto insieme a C'è lo voi. Aspetta, spessore della. aspetta. Anche se la pellicola attacca, potete fare comunque che mettete di nuovo il cacao. Però meglio mettere di nuovo il cacao che non mettere il dolce nel frigorifero non coperto. Perché soprattutto il cacao assorbe tutti gli odori del frigorifero. Vedete, non va a toccare perché ho lasciato un piccolo spazietto. Beh, anche se toccano non Anche succede se tocca niente. non fa niente, Poi la però togliete, è vedete? fatto come detto prima, l'ho ripassato col cacao. Ripassate il cacao, va bene? Però comunque va coperta per il problema degli Sì, assorbi odori. 2 a settimana sono troppe poche. Di che cosa? Ah, di diretta, lo so, però Costano. se non dire queste stupidaggini, non date retta. Allora, vedete? Allora è stato coperto. Lo faremo di sera, ho detto. Va bene? D'inverno ne faremo di più. Di sera. Cielo Sì, va bene, di sera. sereno, milioni Allora, di stelle. l'aperto, ci andiamo in campagna e le Sì, la facciamo di sera luna, l'aperto. le Sì, ok, va bene. Allora, come stavo dicendo, potete fare tante varianti come vi ho detto prima, bagnare anche i savoiardi oppure i pavesini, oppure
nel caso in cui ci fossero problemi gravi di diabete o robe varie, usate Ciao. le fette biscottate. Ah, Sì, anche. che sono neutre, senza zucchero. Ma proprio il pane. Mettete pochissimo zucchero nella ricotta e andate tranquilli, va bene? Sì, oppure utilizzate Margherita Spinelli, aspetta, arrivo da te. Oppure utilizzate il di che stavamo parlando? Vabbè, è andata. Ah, una teglia col Col coperchio, coperchio. se ce l'avete. Margherita, il profiterol l'abbiamo già fatto, lo trovi su YouTube la diretta del profiterol. Cioè sia la diretta per fare i bignè che la diretta per fare il profiterol. Poi ti metto il link così vedi tutto, va bene? Ok? Se lo fate la frutta è buonissimo. Supporto, supporto. Stai buono. Ok, allora abbiamo finito. Vogliamo vedere il regista. Sì, un giorno di questi Al farò vedere il mare. regista, sì. Ok, allora, come abbiamo detto, abbiamo fatto il tiramisù di ricotta e abbiamo finito. Ora noi ci salutiamo. Io come sempre vi auguro un buon weekend. Nel frattempo iscrivetevi a YouTube, perché appena avremo i mezzi necessari faremo tante tante video dirette. Stiamo aspettando solamente delle piccole cose che ci mancano, video ricette. Allora iscrivetevi su YouTube e attivate la campanella sia su YouTube che sulla pagina, così quando io sarò in diretta arriverà la notifica. Mettete mi piace alla pagina. Sì, nel frattempo se vi è piaciuta questa ricetta e volete condividetela. E Potete noi ci vediamo condividere. martedì, perché martedì credo che dovremo fare per forza le cozze fritte, perché c'è stata la rivolta di quelli che volevano martedì le cozze fritte. E quindi facciamo le cozze fritte martedì. Nel caso in cui per qualsiasi motivo, ma faremo le cozze fritte. Perché in troppi mi hanno scritto che volevano vedere la ricetta delle cozze fritte. E visto che siamo in estate, facciamo le cozze fritte. Va bene? Con gioia faremo le cozze fritte. Ok? Va bene? Allora, ci salutiamo. E ci Problema. vediamo martedì prossimo alle 16:30, sempre qui sulla mia pagina, insieme a me e al regista. Grazie a tutti, un bacio. Ciao Mattias, ciao Noemi, brava zia. Ciao a tutti, grazie. Ciao l'Italia, Ciao ciao Italia, anche quelli Europa, ciao all'estero. mondo, Ciao. ciao a tutte, alla prossima. Supporter. Dai. Ciao ciao. Mi fai dire ciao, quindi.